È vero, nel precedente in uno dei precedenti video vi avevamo già presentato delle strisce LED, ma siccome ce ne hanno regalate delle altre, o meglio, le hanno regalate mio fratello, abbiamo pensato perché non mostrare anche queste? Vediamo un pochettino, abbiamo la possibilità di comparare più marche. Stiamo parlando di strisce LED della marca Reaho. Orifo, per i puristi dell'inglese, poi vedete voi come interpretarlo. Vi metteremo qui sotto comunque il link. Queste sono le strisce. Eccole qui. Aspetta, che sennò viene il tunnel carpale. Esatto. E naturalmente sono strisce LED compatibili con Alexa, 16 milioni di colori. Poi qualche altra caratteristica? Impermeabili, sono lunghe 5 metri, leggo insieme a voi, sono 300 LED. 8 modalità di colori diversi, ma funziona, ecco, molto interessante, funziona con Smart Life, quindi un'applicazione che abbiamo già visto in video precedenti, semplice e molto forte. Quindi. Sì, più che altro appunto, essendo stata testata da parecchi utenti su parecchi prodotti, quindi Smart Life sta avendo una collaborazione con più prodotti, questo è sinonimo di una garanzia di funzionalità. È per questo che noi quando compriamo un prodotto e vediamo all'interno il mini manuale di istruzioni, perché su quello non cambia, solo in inglese, e c'è compatibilità con Smart Life, noi siamo contenti. E qui non è male, il manuale, vediamo il contenuto. È un po' più corposo, signori, attenzione. È tipo una mappa, vedi? L'apriamo e non è male. Ecco, l'unica pecca è solo in inglese. Dai. Però vabbè, la vediamo insieme con il nostro inglese macaronico. Ci arriviamo sempre con se queste fare. Sono le istruzioni, ecco qua. Ecco, praticamente se siete stati a Gardaland è la stessa modalità come cartina. Esatto. Aprita nello stesso modo. È la stessa mappa. Poi abbiamo la striscia LED. Ecco, io questa cosa mi fa impazzire. Te la mettono qua dentro, manco se non fossero dei pezzi che vanno montati sul missile della NASA. Però, c'è la bobina con sopra arrotolata la striscia LED. Del suo bel cavetto col tastino. Di accensione. Sì, c'è il tasto di accensione. E basta perché poi c'è il collegamento all'alimentatore. Questa volta non ci siamo dimenticati, c'è l'alimentatore, perché sennò col piffero che accendete le luci. Comunque c'è tutto quello che serve per l'installazione. Basta ragazzi, la presentazione è semplice, tanto è una striscia LED, non è esattamente. Fondamentalmente le cose che ci sono dentro sono quelle. Quindi detto tutto questo, per adesso sigla! Ed eccoci ragazzi, ora facciamo una bella ricetta. No dai, non facciamo la ricetta, non siamo in cucina con Benedetta, ma siamo in cucina con un po' di domotica. Abbiamo parlato, appena detto, della striscia LED, io la installerò in cucina appunto. Pertanto l'abbiamo tolta dalla nostra bella confezioncina, la srotoliamo dalla bobina. Eccoci qua, l'abbiamo srotolata, perfetto, è lunghissima. Allora, prima di tutto bisogna attaccare il nostro bel alimentatore al nostro bel interruttore. Quindi andiamo semplicemente, vedete, già fatta meglio rispetto all'altra aveva dei pirulini da attaccare, dei connettori. Questo però invece ha un jack, quindi attacchiamo il jack, attacchiamo il tutto alla presa di corrente, al momento lo attacchiamo qui e via. Ora, come vedete, è rossa fissa. Dalle istruzioni, che sono qui, andiamo a leggere, e ci dice di tenerle premute 5 secondi. Non le strisce, ma il telecomandino. Esatto, quindi prendiamo il nostro bel telecomandino e teniamo premuto 5 secondi. Ok, perfetto. Diventano lampeggianti ed è un buon segnale. Ed ora, una volta fatto questo semplicissimo passaggio, ci spostiamo sull'app Smart Life. Bene ragazzi, quindi una volta scaricata dall'Apple Store o nel mio caso dal Play Store, l'app Smart Life, l'apriamo.
andiamo a fare il più in alto a destra, selezioniamo illuminazione, dispositivi di illuminazione, confermiamo che sta lampeggiando come avete visto prima nel video e inseriamo la password del wifi. Diamo continua perché naturalmente funziona solo come tutti i prodotti che stiamo testando con 2,4 GHz. Ed ora il solito momento fatidico, la connessione col wifi. A dopo! Controllare questo dispositivo dicendo spegni DRTRGB. Benissimo, avete sentito, Alexa ci ha già informati di aver trovato il dispositivo. Lo chiama BRGBB, noi invece lo chiameremo Cina. Cina e basta, andiamo ancora più veloce. Salviamo. Dove si trova? In cucina, la cucina si trova in cucina. E fine. Benissimo ragazzi, è stato veramente veloce, semplice, bello, per cui già un'ottima cosa sinceramente. Vediamo se funziona, quindi sta già funzionando, eh? Ora vedremo, dall'applicazione la spegniamo ed ora l'accendiamo, speriamo che si veda bene, spegniamo e accendiamo. E quindi fino a qui ci siamo. Abbiamo già configurato il tutto. Abbiamo nelle parti in basso il menu dei colori. Possiamo regolare i colori. Non mi sembra molto verde, sinceramente. Però sembra più sul viola. Forse bisogna cambiare la saturazione. Viola. Oh. Adesso verde, c'era la saturazione a zero. Quindi si può regolare la saturazione, il bright. Il famosissimo bright. Bright. Ah, l'intensità, scrivete intensità, dico io, vedete? Bella sparosa, eh. E se volessi fare un bianco, sarebbe bello se non c'è bianco. Praticamente mi faccio la discoteca in cucina. Ma no, dopo col comando vocale sicuramente ci sarà. Ok, allora dopo vedremo. Per adesso i colori sono belli, questi qui accesi, eh? Va bene, i colori funzionano, i tre pallini in alto a destra ci danno la possibilità di modificare il nome, ma l'abbiamo già fatto. Vedete, si può utilizzare anche con Google Assistant, IFTTT. Faremo un video prossimamente in futuro anche su questa bellissima applicazione. Bene, l'abbiamo già presente, Smart Life. Su Smart Life il lavoro è finito. Ora ci spostiamo su Alexa. Prima di tutto andate a scaricare la skill nella sezione skill e giochi di Smart Life. Noi ce l'abbiamo già installata, per cui andiamo su dispositivi, tutti i dispositivi, nuovo dispositivo cucina. Eccola qui. Anche da qui possiamo impostare l'intensità del colore, accenderla e spegnerla. Molto reattiva, anche qui molto bene. L'intensità funziona bene, perfetto. Imposta colore, il bianco! C'è il bianco, molto bene. Molto freddo, eh? Sembra quasi un azzurro ghiaccio. Sì, forse è anche il riflesso che fa con sì, dopo ve la faremo vedere anche installata. Esatto. Perché in questo video faremo anche l'installazione sul mobile, quindi trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E in via. Tutta Italia, in isole tutta comprese. Italia. Esatto, isole comprese. Niente ragazzi, quindi Alexa l'ha già riconosciuta, a questo punto non ci resta che provarla con la voce. Alexa, accendi cucina. Alexa, cucina verde. Questo è per i vegetariani, eh? Esatto. Alexa, cucina 50%. Perfetto. Quindi, come potete vedere, è anche dimmerabile. Sì, assolutamente. Impermeabile, anche ottima cosa, visto che la metterò anche che passa vicino al lavandino. E basta, finito qui, la procedura è stata veramente bella, semplice, ottime strisce. Ora passeremo all'installazione.
prima di tutto munitevi di alcol e va benissimo anche uno Scottex, uno straccio, quello che vi fa. Sì, l'alcol lo suggeriamo perché è quello che sgrassa meglio. Esatto, non lascia residui e dovete pulire la superficie dove intendete posizionare la striscia. Di che? No, stavo pulendo casa. No, magari dovremmo fare anche il video per dimostrare alle personcine qui che cosa bisogna fare. Esatto, mia moglie così vede che pulisco casa. Quindi non solo gli domotizzate la casa, ma gli fate vedere anche che la pulite. No, a parte gli scherzi, Marco sta togliendo ogni residuo che ci può essere, soprattutto in cucina, perché cucinando i grassi vanno ad attaccarsi al legno. Quindi vi consigliamo di passare l'alcol rosa, per intenderci, su tutte le superfici che dovete, sulle quali dovete poi incollare con l'adesivo la striscia LED. Ci vediamo dopo per l'installazione. Ciao! E per l'installazione passo la parola a Miki. Allora, quello che dobbiamo fare dopo aver pulito bene il pensil o comunque il mobile o la superficie dove volete collegare la vostra striscia LED è andare a togliere la pellicolina blu in modo tale che il biadesivo possa aderire poi alla superficie. Vi ricordiamo di non togliere tutto, perché all'inizio vi sembrerà che oh, ma è tutto insieme. No, c'è questa pellicolina blu che si stacca dall'altro. Fatto questo, trovate il biadesivo e iniziate ad incollare la striscia sulla superficie che volete. Procediamo. Andiamo a spiare l'installazione da parte di Miki. Pagando. Il tecnico. Ecco, vedete, toglie la striscetta blu. Di precisione, pezzettino per pezzettino, applica la striscia. Vi consigliamo di premere bene in modo tale che aderisca perfettamente. Allora, vi faccio vedere una cosa. In questo angolo ci è andata bene, perché non c'è il LED, quindi si può piegare. Se invece, come in questo caso, forse dalla telecamera non si vede perfettamente, ma c'è il LED proprio nell'angolo, e lì purtroppo rimarrà un vuoto. Però vabbè, essendo un sottopensile, nel momento in cui l'accendi non si vedrà, quindi... Esatto, l'altezza è questa, per cui l'altezza testa non si vede. Abbiamo finito con l'installazione dei LED, facendo anche qualche accrocchietto per nascondere meglio i LED, e adesso vi facciamo vedere il risultato finale, che per noi è soddisfacente. Guardiamolo insieme. Exa, accendi cucina. Questa è la visuale bassa, diciamo, quello che praticamente si vede tenendo un'inquadratura bassa. Noi l'abbiamo fatto girare anche sotto la finestra, per un pezzo anche intorno, poi abbiamo messo delle squadrette per coprire un pochettino i LED. Anche quella parte lì che vedete poi verrà coperta perché la visuale è molto più alta, e qui si conclude avendo messo queste canaline. Quindi il lavoro è soddisfacente. Questo invece è quello che si vede ad altezza occhi, quindi purtroppo non siamo riusciti a coprire di più, e la luminosità è elevata, quindi vedete poco l'effetto della striscia LED. Come avete potuto vedere, ragazzi, grazie all'ottimo lavoro di Miki, abbiamo collaborato, l'ha fatto lui. Il lavoro è venuto benissimo, veramente un ottimo prodotto. Sì, non ha varie funzioncini che hanno le strisce che abbiamo provato l'altra volta, che vi linkiamo qui. Sì, sempre qui sotto in descrizione, però c'è da dire che queste qui, utilizzandole in cucina, che va da tempo di musica, sinceramente, sì. Sì, quello sì, però... È una cosettina in più. È una rubina in più, però queste qui veramente, avete visto, l'installazione, la configurazione, cioè tutto in 2 minuti abbiamo fatto tutto. L'unica cosa, ragazzi, è che abbiamo notato che schiacciando il pulsante dell'interruttore della striscia LED cambia colore, quindi non è che cambia la luminosità, che cosa, cambia solo colore, e non si rimposta il bianco tramite il comando di Alexa. Quindi praticamente, per spiegarci meglio, se per caso voi cambiate colore dal telecomandino e mettete il verde, poi dite ad Alexa di impostare il bianco, all'inizio non ve lo fa. Voi ditegli un altro colore, blu, rosso, giallo, quello che volete, poi gli dite il bianco e funzionerà nuovamente. Adesso non abbiamo capito se il telecomandino prende il sopravvento su Alexa o è un'altra questione. Comunque,
è tranquillamente risolvibile in quel modo. Chi lo usa il telecomando? No, adesso, infatti noi l'abbiamo messo in un angolino nascosto in modo tale che neanche per sbaglio ci si possa andare a toccare. Per questo video è tutto ragazzi, seguiteci mi raccomando, attivate quindi la campanellina così verrete avvisati. Naturalmente iscrivetevi al canale, se volete lasciate anche un bel mi piace e se avete bisogno di qualche prodotto che vi abbiamo presentato o che noi vi suggeriamo, qui sotto in descrizione trovate tutti i link di collegamento da Amazon direttamente. Per questo video è tutto, un saluto e al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!